Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Castlevania Lords of Shadow per PS3, in cui andremo a fare l'ultima missione del capitolo numero 9, il Carrion. The old hag has cast a spell on Gabriel, making him very small. Small enough to enter the music box and retrieve the blue rose she so obviously desires. This old witch has me nervous. Something she said has filled me with disquiet. She mentioned the King of the Angels. I am sure I heard her correctly. What does this mean? Why do I have this feeling of dread? I hope Gabriel will succeed and quickly so that we may be on our way. When he has gone, I will kill this evil crow so that she may not be a danger to anyone else ever again. Bene, quindi in pratica siamo entrati dentro il carrion. Dobbiamo trovare la rosa. Questo cos'è? Ha ottenuto il cilindro verde. Usa il cilindro verde nel dispositivo vicino per aprirti una nuova via. Gesù. Qua mi sa di casino. Bene. Quindi attiva i cilindri. Ah, ma aspetta. Qua cosa devo fare? Aspetta. Oh! Jesus. Interessante. Tra l'altro io ho preso questo che non ho letto. Potremmo anche tra l'altro risolvere subito l'enigma così. Comunque, Carrion, istruzioni di funzionamento. Per manutenzione per controllare i meccanismi all'interno del Carrion usando il dispositivo centrale. Spostandoti nei corridoi assicurati che i cilindri musicali siano posti nell'ordine giusto. Ricordati di verificare la decorazione di ogni corridoio prima di usare i cilindri. Per motivi di sicurezza tieni i bambini lontano dal Carrion Mark III. Perché mi sei terrificantemente difficile tutto ciò? Aspettiamo che scada il tempo. Ok. Dunque. Vediamo un po' che si può fare. Ok. Qua? Ma che cazzo è? Maledizione. Ok, corri. Qua ho trovato, ok, l'altro cilindro, quello rosso. Good. Cos'è questo? Sto cercando di capire che cos'è tutto ciò, perché non ci sto capendo esattamente un cazzo. Ok, mi riporta alla stanza principale, questo coso. Va bene. Devo solo capire cosa devo fare. Sicuramente devo trovare tutti questi affari. E prima o poi capirò anche come devo farlo. Ok, quindi. Ok, va bene. Di qua. Che devo fare? Non ci sto capendo un cazzo. Io sarei propenso a sbloccare la soluzione, perché non ci arrivo proprio. Cioè, dovrei esserci qua troppo e siccome devo registrare, rischierei veramente di durare troppo qua. Dunque, perfetto, qua ci sblocca. Sì, tra l'altro, semplicissimo anche da capire. Dunque, i cilindri musicali. Gabriel, ok, io sono qua adesso, giusto? Quindi, dunque, continuo a non capirci un cazzo. Comunque, appendice. La rosa blu è dall'altra parte del carrion. Per raggiungerla usa questa sequenza di cilindri musicali: rosso, blu, magenta, verde. Non scordate di consultare la mappa allegata. Quindi devo trovare anche gli altri cilindri, però, perché adesso solo il verde e il rosso. Rosso, blu, magenta e verde. Rosso, blu, magenta. Ho come l'impressione di non aver ancora capito adesso cosa devo fare, ma va bene. Vabbè, attiviamo questo. Ok. Di qua mi attiva qualche cosa? No. Ah sì, invece. Ok. Perfetto. Vai. Ok. Devo trovare gli altri cilindri, immagino. Ok, qua c'è quello
magenta. Perfetto, quindi l'abbiamo trovato. Ne rimane uno, quello blu. Poi li mettiamo tutti in ordine e andiamo a prendere quella cacchio di rosa. È complicata sta cosa. Minchia, la faccia dell'enigma. Ok, proviamo adesso invece andare da questa parte. Oh, di qua ho come l'impressione che non si possa passare. A meno che non aspettiamo. Proviamo un po' a vedere. Ok, perfetto. Dovevamo appunto aspettare che passasse il tempo e qua prendiamo l'ultimo cilindro giallo. Ok. Cilindro giallo. Quindi adesso dobbiamo andare a posizionare quello giallo. Sempre seguendo lo schema. Minchia che casino. Quindi ora dobbiamo mettere questo. Quello giallo qua. Perché forse ho capito. Adesso qua dovremmo attivare questo delle piattaforme che ci portano poi, grazie al cilindro giallo, alla sezione in cui troviamo l'ultimo sigillo, quello blu. Ok, non cadere. Oh fuck! Oh Gesù. Di qua. Perfetto, no. Ok, no. Merda, troia, zoccola. Ok. Ma minchia che palle! E qua forse dobbiamo fare così, vediamo un po'. Così, perfetto. Ok. E quindi abbiamo preso anche l'ultimo cilindro, quello blu. Molto bene. E quindi adesso usando i cilindri nell'ordine in cui ci diceva la soluzione, dovremmo potercela fare. Quindi basta vedere un attimino la mappa e il percorso da seguire e mettere i cilindri nell'ordine giusto. Minchia che bordello! Che bordello! E qua arrivarci senza soluzione era veramente una cosa lunga. Ok, quindi andiamo a vedere qua la strada, dunque siamo qua, quindi rosso, blu, magenta e verde. Ok? Perfetto. Quindi rosso, blu, magenta e verde. Quindi la strada da fare sarebbe poi, proviamo poi anche a farla giusta, dunque avanti, 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 destra. Ok? Perfetto. Vai, attiva questi e che Dio ce la mandi buona. No? Attiva sto coso. Che Dio ce la mandi buona. Ok. Vediamo un po'. Dunque, qua dobbiamo andare 3 volte avanti. Ok? Good. Sicuramente morirò, quindi aspettatevelo. Perfetto, qua quando è finito questo possiamo passare oltre. Merda zoccola! Ok, riproviamoci. Aspetta un attimo qua. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ora ancora avanti se non sbaglio. Giusto? Sì, e poi a destra. Proviamoci. Ok, dobbiamo aspettare che finisca questo. Good. Quindi ci infiliamo sotto e poi a destra. Sì, dobbiamo aspettare che finisca la sezione viola. Minchia, sto enigma del Carillon quanto cazzo è difficile. E ok. Vai. Perfetto. Enigma risolto. Minchia però, eh. Gesù bambino, abbiamo ottenuto la rosa, finalmente. The rose, give to Baba. Give to Baba. Here. Careful. Oh, pretty. Oh, pretty. No, keep your promise. Of course, of course. Baba, good woman. Baba, not lie. Azzuei, sarà difficile sto cacchio di enigma. Qua, siccome avevo tagliato tanto, potremmo anche andare avanti. Magari stavolta la facciamo durare leggermente di più. E andiamo a iniziare il capitolo 10. Adesso non so quanto sarà lunga la prossima parte di missione. Però direi potremmo iniziare anche se dura un po' di più. Questa qua non fa nulla. Andiamo a fare la tomba del titano. Mica devo affrontare un titano, dimmi di no. Baba Yaga sent our hero to the Titan's graveyard, and I have sent her soul to the underworld. She will trouble us no more. Now, my friend, enters the land of the dead,
and his final battle is coming. I must find my own path and try to meet with him at some point. For now, he is on his own. The land requires sacrifice. Sacrifice I hope that he can make, because without it, he will not get very far. I must have faith in him now. The seed was sown long ago, and it flowers beautifully. He has come this far down the path. I must believe that he will go all the way. Speriamo adesso che questa parte non duri esageratamente troppo. Mi sa però di zona in realtà di arrampicata barra platform, quindi non dovrebbe essere, spero, troppo complicata. Speriamo di sì. Così almeno ci leviamo questa sezione in maniera molto molto easy. Ci aggrappiamo di là. Grandissimo. Ok, su di qua. Gira, turnica. Su di lei si può andare? No, devo andare qua. Ok, aggrappati. Minchia, sta sezione. Occhio, no, occhio non cadere, perché sennò so cazzi. Gabriel. Ok, dall'altra parte. Mamma mia, che roba. Tra l'altro, dove cavolo ci ha portati? Fottutissima baba. Ok, dall'altra parte. Cioè, siamo quasi arrivati in cima, eh. Ok. Speriamo che non sia un bel titano da affrontare, qua siccome si parlava di un titano, io mi auguro di no, però siccome sembrava pronunciarlo, ma forse no, o forse sì, mi sa di sì. Sì, vedo già lande troppo grosse e vedo dei titani semidistrutti, quindi ho ben paura che sarà qualcosa da fare, ma in ogni caso adesso scendiamo giù di qua. Ok, da questa parte. Sì, scendi. Ok, dove si va? Di qua? Ok, giusto per capire. Di qua, ci aggrappiamo con la croce di Gandolfi. Giù di qua, oh yes. Adesso, vediamo un po' dove bisogna andare. Questa sezione è molto grande. Ah, tutto putrescente, ok, è tutto velenoso, quindi dobbiamo stare attenti e passare solo sulle sezioni sicure. Ok, di qua, molto bene. Qualcuno da smazzolare? Eh beh, mi pareva giusto. Ok, yeah, e lasciami perdere. No, e ci mancavano pure gli scheletri, puttana Eva. Sì, grandissimo, sì. Madonna che powerful, minchia, ma seccato, no, bastard. Yeah. Mamma mia quanta roba che ho recuperato. Ok, fatine, andate a fare il vostro dovere. Tanto io uno me lo occupo io, no. Madonna quanto m'ha tolto. Madonna quanto m'ha tolto questo. Ok. Yeah. Distruggilo, ok. E questo pure. Ok. Quelle fottute infami di merda che devono rompere le palle, oh. Guarda te. Infami zoccole. E lasciatemi perdere. Minchia, mi ha colpito. Levati, minchia, per un po' lo macchiappava. E dai. Ok. E che caspita. Ma quanti cavolo eravate. Ok, su di qua si può andare. Sì, vediamo un po' se c'è qualcosa. Qua mi sa di zona un po' complicata. Ok, qua semplicemente forse c'è un morto da trovare. Un morto ammazzato. Perfetto. Una gemma della luce. Quindi qua abbiamo fatto tutto. Allora, scendiamo giù di qua. Possiamo, vediamo da che parte possiamo passare. Se di qua. No, di qua no.
Qua no, è un morto. Ah sì, è un morto, non si vedeva perché c'era la luce che ci batteva sopra. Buono, ho trovato la pergamena, non pensavo. Per comprendere realmente il male che affrontiamo bisogna apprendere la magia dell'ombra. Occorre diventare il male per sconfiggerlo, ma una volta divenuti come coloro contro i quali combattiamo, per noi non ci sarà più posto nei cieli. Infatti mi sa che è la stessa cosa, la stessa sorte che sta toccando un po' il nostro Gabriel. Cioè che è sempre più potente, sempre più incline all'oscurità, ma mi sa che sta perdendo di vista i suoi veri obiettivi. Quindi, insomma. Caro Gabriel, insomma, vediamo un po' cosa potremmo fare. Adesso qua, no, non posso passare di qua. Ah, qua tra l'altro sono tornato un attimo indietro, c'era un altro tizio che aveva un'altra pergamena. I resti dell'ultima battaglia, i titani che giacciono qui sono le rovine di un'epoca ormai perduta, vittime della guerra contro il male in persona. Le terre dei morti, la terra dei morti, maledetta agli uomini di fede. Ma che cazzo dico, maledetta, interdetta? Mica sti caratteri, non si capisce niente cosa c'è scritto. Interdetta agli uomini di fede e solo gli animi corrotti possono accedervi. Quindi né io né i miei confratelli possiamo proseguire, a meno di voler soccombere alla tentazione. Qualcuno potrà mai sconfiggere il male? Ah, spero io, comunque, mo vediamo. Ok, possiamo passare, penso, da questa parte, sul braccio del titano. È un po' incasinata sta parte. Ok, saltiamo su di là. No! Figura di merda. Ci riproviamo stavolta facendo un po' meglio. Che dici? Bravissimo. Ok, qua esugiamo il tutto. Ok, sono delle zoccole. Oh! Hai posseduto un sarcofago grandissimo. Vediamo un po' se quest'acqua santa torna utile. Sì, grandissimo. Ok. Distruggiamo tutte queste casse, almeno nessuno può più entrarne in possesso. Minchia zoccola. Ma vaffanculo. Ok. E daje. Oh. Mi stai per acchiappare. Infame di merda. Ok. Apriamo il nostro sarcofago. Sì. Secca la zoccola. Secca la zoccola. Mitico. Falla fuori. Ancora. Sì, così ti voglio, Gabriel. Grandissimo. Qua cosa troviamo? Non è la chiave che attiva il meccanismo. Ah, perché serve pure una chiave qua. Bene. Allora. Ah, ma è questa? Ok, hai trovato un frammento di una runa del titano. Ok, perfetto. Proprio così. Quindi che succede, mo? Oh la Madonna! Si sposta il braccio. Ok, quindi questo braccio ci servirà, penso, per attraversare una zona. A meno che non ci attacca, sarebbe tristissima come cosa. Ok. Bene, si è animato il braccio, quindi adesso possiamo proseguire. Di qua. Ok, va bene. Ci sto, ci sto. Andiamo di qua. È lunga sta sezione, cavolo. Wow! Ok, qui troviamo qualcosa dentro. No, manco per il Kaiser. Neanche qua? Niente. Madonna, che siete avari. Ok. Ora, da che parte si va? O di qua o di qua. Io proverei prima a destra, così. Per non saper né leggere né scrivere, io proverei a destra. Ok. Magari qua, se mi va di culo, è solo un passaggio se... No, cazzo, sono tutti morti, tutti morti. No, sembrerebbe che non possa fare nulla di qua. Vabbè, allora torno dall'altra parte, via. Ma dove cazzo vai, Gabriel? Si è sbilanciato un po' storto. Va bene. Andiamo da questa parte, allora, via. Ok. Di là. Good. E vediamo un po' qua. Dove si va? Di su di qua. Controlliamo un po'. Ok, c'è un morto ammazzato. Grandissimo. Fa sempre piacere trovarne uno. Gemma dell'oscurità. Buona. Buona questa gemma dell'oscurità. Buona, buona. Qua troviamo oggetti nascosti. Manco per il cazzo. Minchia, siete veramente avidi, in quanto a oggetti da droppare. Vabbè, non fa niente. Ok, di là sembrerebbe che si possa andare. Proviamo magari di nuovo a passare di qua. Magari prima mi sono perso qualcosa. Vediamo un po'. Qua
c'è niente. Ah, ma di qua si poteva girare, cazzarola, sì. Bastarde ste zoccole. Ok, e minchia, i due sono usciti a impossessarsi di sti cazzo di cosi. Ok. Ah, Gesù. Minchia. Mo, averne due così non è il massimo, eh. Perché già una da sola era abbastanza tosta da affrontare. Ok. Ok, affrontiamolo con la magia dell'ombra. E dai, però. No, mica ho finito pure la magia dell'ombra, vaffanculo. Infami. E minchia. Se siete tenaci, se siete tenaci, e chi non ve l'ha detto mai. Ok, una è andata. Secca la zoccola. Infame di merda, muore. Ok. Ok, grande. Serve un po' di roba. Sì, grandissimo. Bene. Assorbi tutto. Ammazza anche l'altra zoccola. E via. E via. Ok. Ok. E seccala. Sta puttana di merda. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Quindi abbiamo trovato questo. E abbiamo trovato un frammento. Ok, un frammento abbiamo trovato. Ce n'era uno solo qua. Perché c'erano due sarcofagi. Sarcofagi? Come si dice sarcofagi? Boh, non mi ricordo. Uno solo ne ho trovato qua. Quindi, boh, possiamo andare a posizionarlo adesso là, dove eravamo poc'anzi. Quindi, uno lo andiamo a posizionare subito. Ok. E quindi questo dovrebbe darci l'opportunità di andare a raggiungere l'altro che ci serve. Perché il braccio mo si sposta. Giusto? Fa vedere. Riesci a creare tipo un ponte. O no? Qualcosa del genere. Nell'ultimo momento di vita di questo titano. Ok. Quindi adesso. Cosa, da quale parte ce l'ha sbloccato? Di qua? Ok. Quindi adesso possiamo. No! Merda. Ah, ok, su di qua. E poi di qua. Ah! Però occhio a non cadere. E tipo no! Fuck! Non ho saltato abbastanza. Arrampicati, Gabriel. Ok. Un po' di vita l'ho persa, ma non fa niente. Ok. E qua dovremmo andare a. Sì, e vai. E vai, cazzo. Se ne sentiamo di. Tre ce ne sono. Minchia, ci volevano proprio qua tre. E qua saranno cazzi amari. Minchia. Recupera un po' di vita. Minchia, non ho più vita. Devo stare. Oh, non ho più vita. C'ho il cristallo, quello potente. Potete tipo usarlo. Usiamolo, vaffanculo, non lo usiamo mai. Distruggiamo tutti, anche perché ho pochissima vita. Non posso ripercorrere tutto da capo adesso. Grandissimo. Oh, per una volta lo usiamo questo cristallo che non lo usiamo mai. Vai, anima. Distruggi tutto. Con le sisa al vento. Ok. Falle fuori, eh. Grandissimo. Boh. Che potenza. Mato. Che roba. E abbiamo trovato anche il cristallo. Giustamente. Minchia, che potenza. Ok. Grande. Qua vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Tipo. Sì, un'acqua santa. Che non fa mai male. Su di qua. Sì, possiamo andare di qua. Ok. Oh, mamma mia, che salto. E quindi adesso possiamo andare a mettere l'altro frammento. Basta, poi dovremmo aver finito questa sezione, se Dio vuole. Ok. E qua
giusto? Qui, mettilo. Non è che spero che durasse poco questa parte, in realtà è durata tantissimo, però vabbè, chi se ne frega. Mitico. Ok, quindi adesso da dove si passa? Immagino di qua. Sì. Eh sì, ci mancavano queste zoccole, mo. No, è massaccato. Minchia, avevo niente di vita, te credo. Dicevamo appunto, secchiamo questi bastardi e poi magari andiamo a fare il nostro dovere e andiamo a finire questo capitolo. Minchia, ma ha suonato stavolta. E muori. Bastarda zoccola! E che cavolo? Ok, e muori. E vaffanculo! Buttagli l'acqua santa. No, l'acqua santa volevo buttargli. Ammazzalo, cazzo. Oh, e che cos'è? Così, volevo distruggere questo. Non si può, e allora salgo su di qua. E che cavolo? Oh, che due coglioni. Ok, qua. Andiamo di qua. Dovrebbe essere quasi finito, tutto ciò. Vai su, su. Bene, ora, se non muoio, ce l'ho fatta, se non muoio. Ma vedo una sezione, vedo una piattaforma sospetta. Oh no, finito, meno male. Pensavo di dover affrontare qualcuno, è andata bene così. Niente, questa parte la facciamo finire qui, che è durata tantissimo. Cercherò di tagliare il più possibile per non farla diventare troppo lunga e noiosa. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Ho fatto più veloce che potevo. E tra l'altro senza neanche impappinarmi, questa è un'ottima cosa. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Castlevania Shadow per PS3. Quindi alla prossima, boys. Ciao ciao.